Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Dimmi. Niente, volevo un po' parlarti. Abbiamo qua Michele, il grande Michele. Volevo... Grande, più alto lui, però. Vabbè, aspetta, ma quello. No, merda. Allora, in questi giorni c'è Sanremo. Sì. I social impazziscono, sono il primo che non guardo, sì, Sanremo, ma vado a vedermi su Rai Click i video, critico, faccio. Cos'è cambiato nella musica secondo te da quando si scriveva Mi sono innamorato di te a oggi, che non esiste testo, non esiste melodia, non esiste nulla? È cambiato tutto perché non c'è più un mercato. Praticamente una volta fare questo mestiere implicava che se ti andava bene guadagnavi dei bei soldi e quindi riuscivi a coinvolgere professionisti, quelli bravi. Oggi, se nascesse De André, non potrebbe campare di questo mestiere, che tutti scaricano gratis, quindi dovrebbe fare un altro mestiere e per hobby, qualche volta, fare qualche canzone. Quindi secondo te non è una crisi culturale, ma è un problema proprio di... che non c'è più gente che scrive canzoni perché non ha più senso scrivere canzoni? No, non c'è lo stimolo economico. E siccome da che mondo è mondo nessuno lavora gratis, visto che invece l'alternativa è lavorare gratis, uno poi le cose non le fa. Cioè, il signor Michelangelo si faceva pagare bene per fare le sue cose. Partiva anche da Roma, se andava a sciogliere il marmo, Carrara, però era un grande professionista, però guadagnava bene. Oggi se fosse un grande professionista, con questo mestiere, in Italia non guadagna. Quindi, oppure deve ritagliarsi uno spazio di musica dal vivo, che però è limitativo comunque. La melodia. Cioè, non abbiamo detto, abbiamo parlato di parole, la melodia non esiste più, c'è solo papà del reggaeton, il rap, note infinite, perché da dove è finito? Cioè, ma guarda, io allora... Stasera sono qui in arpeggio, è un arpeggio. Allora, se devo sentire della musica, a questo punto, con il mio gusto personale, mi sento qualche strano... Per esempio, mi sento Sheeran. Che fa delle canzoni dove c'è la melodia, dove c'è la qualità, dove c'è il cuore, l'anima, cioè effettivamente poi quello lì qualche miliardo di visualizzazioni ce l'ha. Secondo me chi in Italia punta sulla melodia, per esempio ieri ho sentito una parte di Sanremo, Bocelli con suo figlio ha cantato un brano moderno, pop, che ha una bella linea melodica e fa che in classifica negli Stati Uniti e in Inghilterra. Infatti non ti critica per carità Bocelli, ma io sono un amante della lirica, Bocelli non è cantante lirico, è un cantante neomelodico. Sì, certo. Il volo sono tanto criticati, ma portano comunque in giro. Sì, però il pezzo del volo di ieri sera. No, ho sentito così per sbaglio oggi in radio. Ho sentito anche un brano oggi in radio che, non so se l'hai sentito, inizia come una canzone bellissima, sembra quasi di Disney, con un'orchestra così, poi parte, sembra sarà perché ti amo, dei che poveri. Il pezzo, no, il brano di Arisa, non l'hai sentito? Non sentito. Ah, no. Divertente. No, invece mi è piaciuto quello cantato dalla Bertè, perché Curreri comunque. Vabbè, come diciamo a Genova non è avvelenato. E lui la melodia la usa. E te nuovi progetti? Io nuovi progetti, io faccio sempre danni musicali, nel senso che scrivo canzoni. Adesso esce un album che è il terzo di musica da ballo. Però il mio progetto, quello veramente a cui tengo, è quello che farò fra poco. Con canzoni inedite cantautorali, mi farò aiutare da un gruppo storico che fanno musica bluegrass, che sono i Red Wine di Genova, tra l'altro è l'unico gruppo accreditato che tutti gli anni va a Nashville, e quindi niente, mi diverto a fare le cose che mi sono congeniali e che ho sempre amato. Rock and roll, country music, eccetera. L'ultima domanda, non ho mai capito cosa dici quando dici se mi vuoi lasciare. Badibidambo. No, Badibidon song. No, Badibidambo. Ma non sono io che lo dico. Chi è? Un corista. Era un nome? No, era uno che faceva parte di una squadra di canto. Ah, credo. Sì, sai, squadra di canto genovese. No? No, perché abbiamo scoperto che era basso. La vocina iniziale. Badibidambo. Ah, è vero. C'ha un bel boccione. Mi ricordo quando ha fatto il turno per cantare, no? E non avrebbe creduto. Si infilava le acciughe perché dice che gli facevano venire la voce.
Poi invece era una scusa perché poi si faceva tanto il vino che guarda, più male. E beh, una volta in studio venivano queste alchimie, mi ricordo certo. Rossana Casale mi ha raccontato che il brano Vado al Massimo è lei che fa la vocina iniziale, sì. Ed era in turno quel giorno. Eh sì, certo, e beh, le faceva la corista, che sia chiaro. Va bene, grazie Michele. Ciao a tutti quanti voi e mi raccomando, un po' di melodia, dai. Ciao amici di Zen Art. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ad Amsterdam è bellissimo. Ad Amsterdam gliel'ho detto, se la presentavi Sanremo vincevi. È bellissimo. Anche perché poi non parla della Samp. No, però parla della Samp. Parla della Samp, ma non parla, è bellissimo. Quello lo ammetto, è una... Beh, adesso ne abbiamo fatto un altro, l'ultimo. Sì, lo so, senti. Sono dentro anch'io. C'è un odore di merda in città che non si poteva stare. Ma perché dici queste porcate qua? Queste non le vendiamo, ma, sei velenoso. Allora, siamo qua con Michele. Cioè no, invece mettila così. La mettiamo. Magari Aldo è un socio Zen Art. Così capiscono chi è lui. Aldo è un socio Zen Art.